un'esperienza cinematografica molto diversa rispetto ad altre che abbiamo visto in questi giorni. E appunto parliamo spesso di non fiction, anche in questo caso è non, si tratta di non fiction, ma non fiction non significa che non si possa narrare qualcosa. Ed è un film che in qualche modo sconfina con l'estetica del cinema di fiction narrativo tradizionale. Come è nata l'idea di questo progetto e come sei entrato in confidenza con i mercenari di cui racconti la quotidianità? Well, my entry into this world was from my uncle, who is the third character in the film, and he was always coming back from his trips with stories of engagements, stories of suspicious approaches, as they call them, and I was very intrigued by this world, the myth of piracy, but I felt the need to make the film and to go deeper into this world when I realized that they were still active, even though the pirates stopped being that active, more mainly because of their presence in the region. So that's how I got into this world. And slowly I started meeting more people and getting deeper into it. Sì, allora il mio ingresso in questo mondo è stato grazie al terzo personaggio che avete. Scusate. Il mio ingresso in questo mondo è stato grazie al terzo personaggio che avete visto, che è appunto mio zio, e che tornava sempre indietro dai suoi viaggi con tantissime storie da raccontare, storie di impegno, ma storie anche di tentati o sospetti approcci, come li chiamavano loro. E per me è stato interessante sin da subito indagare questo mondo, nel momento in cui ho scoperto che. Alla fine, insomma, si tratta di un mondo di pirateria, però è stato interessante per me indagare questo mondo nel momento in cui ho scoperto che alla fine i pirati non erano più tanto attivi, erano semplicemente presenti in quelle zone, però erano attivi al contrario i mercenari. Ed è così che ho cominciato il mio film e poi pian piano sono rimasto sempre più coinvolto nelle loro storie. Quando hai deciso che il tuo approccio narrativo avrebbe avuto questo smalto diverso rispetto a una narrazione documentaria tradizionale? Yes, thank you for the question. It was something that before going into filming, I was very interested in creating a form and playing with the idea of a hero. So, to create this sense of a myth, let's say, about masculinity, about being strong, about being a hero in a filming way, we had to create a form. And this to me meant that it would follow certain cliches from the war films. And I wanted to avoid interviews or a traditional documentary approach because for me it was more about the experience and the existential, let's say, angst of not being able to succeed or to achieve a goal or to meet the other within quotes. Sì, grazie mille per questa domanda. È qualcosa a cui ho pensato prima di cominciare a filmare, perché ero interessato a creare una sorta di forma di recitazione, un'idea che volevo dare ai miei personaggi per creare un determinato senso di mito, forse di mascolinità e il mito dell'eroe. Quindi ho dapprima creato la forma e mi sono forse basato sui film standard che riguardano la guerra.
Non volevo avere infatti interviste e per me la cosa più importante era forse basare il mio film su una sorta di ansia, sul fatto di non essere in grado alla fine di conseguire i propri obiettivi. Infatti uno dei coprotagonisti del tuo film è in qualche modo il tempo, cioè si ha l'impressione che i tuoi personaggi abbiano la necessità di riempire questo tempo che ha lasciato vuoto dai pirati. E in qualche modo puoi anche raccontarci qual è la tua esperienza rispetto al tempo sulle navi, nel senso che appunto tu sei stato con loro in queste missioni, come era organizzata la giornata, come era organizzato il tempo. Yeah, time is something that interests me because it flows very differently, and in cinema, it's time is maybe the most important thing, and how we tell stories. So on the vessel, time flows very slowly, and we try to mimic that in the edit, and it's also the more you wait, and as an observation, let's say the film has an observational documentary background, or it comes from that a little bit. As you wait, things develop, and it's the absence of something happening that creates things in your mind, and you go either back into things that you might wish, miss, or things that you might hope for. So this void is filled, I think, since it's not filled by pirates, it's filled by personal angst and things that you miss from your life, your actual life at home. And it was very similar actually to our experience, not just the mercenaries, as a film crew on this vessel, who were we started to develop this cabin fever. Sì, il tempo è una cosa che mi interessa molto perché lo scorrere del tempo, il flusso del tempo è molto importante, specialmente nel cinema e nel modo in cui raccontiamo le cose. Sulle navi il tempo ovviamente passa molto lentamente e abbiamo cercato anche di imitare questa lentezza del tempo poi in fase di montaggio. Il film ha poi un background, uno sfondo di documentario osservativo, si potrebbe dire, e nel momento in cui si aspetta, alla fine le cose si sviluppano. L'assenza che accada qualcosa, l'assenza insomma di qualcosa che non accade, crea poi alla fine qualcos'altro, e con la mente magari si vaga, si torna indietro alla vita che si sta perdendo o a determinati altri aspetti che non si stanno vivendo. E quindi questo vuoto che non viene colmato dai pirati viene piuttosto colmato dalla paura, dall'ansia. È un'ansia, una paura di perdere alla fine la vita e quello che accade nella vita più in particolare. E alla fine noi come troupe cinematografica abbiamo un po' sviluppato questo senso, questa febbre di un po' angosciante. Ci sono domande dal pubblico? Però allo stesso tempo, allo stesso tempo, se anche si crea questa ansia a bordo, nell'ultima sequenza tu descrivi la necessità di ritornare a bordo, addirittura questo dissolvere del traffico stradale con la spuma del mare e i delfini sotto la nave. Ecco, come viene vissuto questo contrasto anche tra la necessità di riagganciare la vita da un lato e dall'altra parte la necessità di tornare a bordo al più presto possibile?
Yes, there is a certain duality for this is a film in a way about my uncle, even though we have three characters, I always perceive them as one growing up. And yes, upon his return, there is a certain duality which, on the one hand, he wants to reconnect with his family, which has he has been experiencing through with gaps from his journeys, but he's also missing his life of adventure, which is full of possibility and a very clear, it's very clear what is to be done and what not to be done. If you want, within quotes, what is good and what is bad. And this simplicity of life outside of society, I think, is the main appeal for this character. And it's something that upon returning, you have to deal with. Sì, è proprio presente una dualità. Allora, questo film in un qualche modo è comunque un film su mio zio. Anche se vedete sullo schermo tre personaggi, in realtà io li percepisco come se fossero un unico personaggio che nel corso del film cresce. E quindi c'è questa dualità. Ogni volta che mio zio ritornava, aveva la necessità innanzitutto di riconnettersi con la famiglia, perché c'erano dei vuoti che doveva colmare. Però, d'altro canto, a mio zio mancava tutto l'aspetto dell'avventura, quello che ti poteva dare veramente moltissime personalità. Un aspetto forse dove era chiaro cosa fare e cosa non fare e magari, tra virgolette, cosa era giusto fare e cosa non era giusto fare. Ed era proprio questa semplicità che era presente nella vita di fuori della società che era attrattiva per mio zio e per gli altri personaggi. E quindi quando esci da questo aspetto e ritorni nella società devi fare i conti con tutto. Io ci provo sempre. E, però per arrivare a questo livello anche di pulizia nel racconto di questi personaggi, alle spalle c'è un lavoro di ricerca che tu hai fatto, immagino. E di pre-produzione in qualche modo. Yes, it's true that we did not shoot a lot of days, actually. The material was not, it was a lot, but not extensive. And the reason for that is that we produced a lot. We did a lot of research, a lot of interviews, actually, with the characters, and a great number of thinking ahead. So we were trying to plan in our heads what the outcome of each day would be like. Especially the training parts, and we would entertain certain scenarios. So what if that happened or the other thing happened, how we would shoot each thing. So we implemented a style that's quite often seen in street photography, where we try not to shoot everything, but to think before we shoot. And this way we were very concentrated on like getting the moments that we needed. But this took a lot of pre-production and a lot of planning ahead about the style of the film. There was a certain list, let's say, of how we approached everything. Sì, è vero, non abbiamo avuto alla fine molti giorni di riprese. Il materiale era tanto, ma non era eccessivo. Perché avevamo fatto in anticipo interviste, avevamo pensato prima veramente a quello che volevamo avere e quindi avevamo cercato di pianificare il risultato finale con largo anticipo e nel corso delle giornate, ad esempio per quanto riguarda anche le esercitazioni. Abbiamo cercato di pensare a tutti i possibili scenari, quindi cosa sarebbe accaduto se avessimo fatto questo oppure quest'altro e in che modo girare. E il nostro stile è stato un po' simile a quello della street photography,
quindi cercare di non filmare in continuazione, ma di pensare prima a quello che volevamo filmare, per avere veramente il momento di cui avevamo bisogno. Però sì, per fare tutto questo c'è stato bisogno di un grandissimo lavoro di preproduzione. Poi ovviamente un'altra curiosità che loro non esprimono, ma che esprimerò io, è com'è la vita a bordo di queste navi, perché ovviamente voi avete passato del tempo insieme alla crew sopra queste navi. Well, our experience on the vessel was very, I think, different to the people who are usually there, because our experience was very hectic. We were trying to get a lot done in a very short amount of time. So the stay was very full. But it reminded me life on the vessel, a little bit of life in the monastery, where each person has a very set amount of things to do, a job or a specific task. And there is a lot of repetition, and there is a lot of unspoken understanding. It's a very male-dominated place. It's a very insular space. And for coexistence to be possible, there are certain boundaries and a certain, let's say, not alienation, but certain distance between people, so that no one gets on each other's toes, basically. And it's a very specific and particular type of society on top of the vessel. Sì, allora, per quanto riguarda la nostra esperienza sulla nave, devo dire che non è stata la classica esperienza che fanno le persone a bordo. È stata un'esperienza, infatti, diciamo, molto concentrata, perché dovevamo fare tantissime cose in poco tempo. Però, se dovessi esprimere una mia opinione, per me le navi sono un po' come un monastero, in cui ogni persona ha esattamente dei compiti che deve svolgere, compiti oppure lavori. E si tratta spesso di compiti ripetitivi. E ci sono tantissime cose non dette, tantissime cose che non emergono, e si tratta di un ambiente veramente molto maschile, quasi uno spazio insulare in cui la coesistenza, alla fine, cioè per essere in grado di coesistere e di coabitare tutti assieme, sono necessari dei confini, necessario mettere dei limiti. Non direi proprio che si tratti di alienazione, ma forse più distanza, non ci si calpesta l'un l'altro. E si tratta veramente quindi di una società molto peculiare. L'ultima domanda. Ah, c'è una domanda. Quanto è stato? 4 So our for the second part of the film, this was a 15-day journey, and it's actually the longest amount of days you can spend in the high-risk area. We did a trip from Sri Lanka, Galen, to Suez, Egypt. And what the mercenaries do is they get off and then they take another ship, another contract on the way down and back again. So for a little bit of time, we do that. Sì, per la seconda parte di questo film siamo stati 15 giorni a bordo e si tratta del viaggio più lungo che si possa fare nell'area, nella zona ad alto rischio. Quindi siamo andati dallo Sri Lanka fino a Suez, e quello che fanno i mercenari una volta arrivati è scendere a terra e poi imbarcarsi immediatamente in un'altra nave. Grazie, eravate certi che non ci sarebbe stato un attacco dei pirati, oppure in fondo ci c'era la pianta? No, we were not sure at all. It was very possible, and actually the skiffs you see are what they call a suspicious approach. So pirates
They are camouflaged as fishermen, so they approach with fishing nets, and underneath they have guns. So this event, this incident, actually happened. So it was actually a moment where everybody was alert, and it could have been. Actually, we don't know if it was pirates or not, because what happens is they approach and they see that the vessel is guarded. So we go for the next one. They're looking for the easiest target as possible. No, allora non eravamo assolutamente sicuri, le possibilità erano veramente molto alte. Questa imbarcazione che avete visto viene definita come approccio sospetto. Infatti quello che accade spesso è che i pirati si mascherino da pescatori, quindi hanno le reti, ma in realtà sotto le reti nascondono pistole. E la scena che avete visto è realmente accaduta. In quel momento eravamo veramente tutti in allerta e la verità è che non sapevamo se si trattasse veramente di un attacco pirata, perché quello che accade di solito è che questa imbarcazione di pescatori o presunti tali si avvicina e una volta viste le guardie si riallontana. Thank you. We were, for the most of the film, we were three people, camera, sound, and myself. And on land, sometimes we were up to six people. We used an Aria Mira and Anzenye lenses, a zoom lens for the most part. But we also used Nikon glass for some other scenes. And for some scenes, we have two cameras. We use them at A7 Sony Mark II, I guess, for so that we did some scenes with two cameras. Allora, grazie mille per la domanda. Eravamo per la maggior parte del film in tre, quindi la camera, il suono e io, però a terra a volte eravamo anche in sei. Per quanto riguarda le domande tecniche, avevamo un'area mira. E poi avevamo uno zoom, una Nikon Glass per altre scene, ma a volte utilizzavamo due camere, quindi avevamo anche una Sony A7, credo Mark II. Grazie, complimenti, perché siate tre con una area diversa. Grazie anche per diverse. That's why we were very busy. Ecco perché eravamo così impegnati. A proposito del suono, il suono e la musica hanno anche un ruolo molto importante nella costruzione narrativa del film. Puoi spiegarci un po' come ci hai ragionato? Yes, so there are a lot of in the image, a lot of light motifs throughout, things that recur and they acquire different meaning. And we wanted with the music and the sound to mimic that feeling and to enhance it. So we created a theme with a musician, Forrest Swords, who created a certain theme that expanded more or less like you see in the fiction work. And the same thing with sound design, where we created the idea of water being around, or things moving, or how guns are recurring. So these sounds would kind of mirror each other in the scene. Sometimes it's visible, sometimes it's something to be subliminal. Sì, in questo film sono presenti moltissime immagini che sono in realtà un leitmotiv, che rappresentano le cose che ci stanno a cuore e che possono avere diversi significati. Abbiamo quindi tentato di rendere il tutto imitando questi aspetti attraverso la musica e una musica che a volte si espande,
è molto simile a quella dei film di fiction, e la progettazione del suono, e poi abbiamo avuto una seconda parte di progettazione del suono con ad esempio il rendimento delle onde oppure della ricarica delle pistole, che a volte avevano un po' un effetto a specchio, e quindi alcune volte queste cose erano visibili, altre volte invece erano un po' più subliminali. Allora, mi fanno gestarci, io non mi ricordo mai a che ora è la prossima proiezione, ma forse tra 10 minuti. Ok, quindi dobbiamo abbandonare la sala. Grazie ancora, Gregori. Grazie a voi per essere rimasti.